Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. La domanda di oggi è: Anthony, come faccio ad allenarmi con questo caldo? Arrivo alla sera, sono veramente sfinito, tutto il giorno in ufficio, al lavoro, arrivo alla sera accaldato e non ho proprio le forze di allenarmi. Come posso fare? Allora, per queste persone ho due consigli. Il primo consiglio è quello di cambiare il vostro orario di allenamento. Io ho tante allieve e allievi che si allenano, per dire, alle 6 del mattino. So che per alcuni può essere un orario improponibile, però è anche vero che la temperatura è un po' più bassa, è più fresco, il corpo è più attivo e effettivamente ci si allena meglio. Questo è il primo consiglio che vi do. Occhio però col fatto che ci alleniamo a stomaco vuoto, potremmo avere la pressione molto bassa, quindi usare dei sali minerali o delle bevande un po' zuccherate sinceramente potrebbe dare una gran mano. Il secondo consiglio che vi do è quello di abbassare un po' l'intensità dei vostri allenamenti, magari prendiamo i tempi di recupero più lunghi, facciamo gli allenamenti un po' più leggeri, cerchiamo di caricare meno peso. Questo perché? Perché se arrivo alla sera, magari che mi alleno, sono costretto ad allenarmi la sera, e uso la stessa intensità che usavo quando era più fresco, è normale che posso avere dei cali di energia. Quindi magari facciamo una sorta di fase di mantenimento. È importante, ragazzi, che non smettiate di allenarvi, perché proprio in questo periodo si ottengono più risultati. È più facile rimanere a dieta, si è più motivati perché si è più motivati proprio a mostrarsi, e il caldo ci attiva un po' di più, e quindi interrompere l'allenamento in questo periodo non è proprio il consiglio che vi do. Poi è chiaro che se vado in ferie 2 o 3 settimane, mi diverto, mi rilasso, è un riposo sia per il corpo che per la mente, però se avete la possibilità non fermatevi, rallentate soltanto un po' gli allenamenti. Molto importante, se siete in una fase di definizione, quindi calate tanto le calorie, non calatele tantissimo, perché altrimenti è normale che vi sentite svuotati di energia. Soprattutto non calate troppo i carboidrati, bevete tanto, integrate frutta e verdura per far sì che i sali minerali non manchino mai nella vostra alimentazione. E questo è quanto. Quindi ragazzi, se voi avete qualche consiglio in più anche da scrivere nei commenti, scrivetelo e fatemi sapere come state affrontando voi questo periodo di caldo, ecco, d'estate. A me sinceramente piace tantissimo, anche se effettivamente anche io ho un po' meno energia durante l'allenamento, però è anche vero che questo caldo mi motiva di più a essere attivo, mi motiva di più a mantenere una dieta sana, perché chiaramente col caldo si tende a mangiare meno carboidrati complessi, perché non abbiamo bisogno di tante calorie per produrre calore, che ce n'è già in abbondanza. E quindi questo è quanto. Se il video, ragazzi, vi è piaciuto, se i consigli che vi ho dato vi serviranno e li utilizzerete, like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Sei ancora lì? Dai, iniziamo ad allenarci insieme! Vai subito su iosoninforma.com. Possiamo allenarci da soli o in gruppo, puoi scaricare le schede di allenamento oppure anche le mie guide gratuite. Iosoninforma.com, ti aspetto!